Dal bilancio generale sono esclusi i debiti? No, i debiti ci sono, perché senza quei debiti sono il macigno che noi abbiamo sulle spalle. Abbiamo però questa norma che ritengo un grande successo politico che abbiamo ottenuto. Questo ci consentirà di fare un piano di ristrutturazione del debito, oltre che essere coperto con un contributo statale il debito. Quindi questo è il lavoro che faremo a gennaio e febbraio di preparazione di questo piano, che dovrà essere poi approvato dal governo, al Presidente del Consiglio. Lei aveva anche parlato di eventuali assunzioni presso l'amministrazione comunale a tempo determinato entro la fine dell'anno. Questa cosa è avvenuta? È un progetto comunque per il 2022 a cui sì, il PNRR prevede la possibilità in quota parte di poter assumere personale specialistico a tempo determinato. Noi sfrutteremo completamente questa opportunità, man mano che avremo i progetti assumeremo il personale.